diciamo una serata scomoda, il libro scomoda, la posizione un po' scomoda, due personaggi un po' scomodi, in quanto a Torino molte volte le mie cose specialmente sono state considerate molto scomode, perché la nudità sconvolge tante volte, anche se dici ma un par di tette quando mai dovrebbero, eppure sconvolge, e mi hanno anche censurata su video, su YouTube, su tante cose. Quindi stasera siamo qua, finalmente abbiamo questa bellissima occasione, che è anche il mio compleanno, per cui occasione fantastica per farmi un regalo e per fare un regalo a voi, spero, di presentare i miei video in una chiave inedita, perché qui presente Alessandro De Matteis, con cui abbiamo fatto una collaborazione a 395 gradi, perché abbiamo fatto, lui ha scritto i testi per questo libro insieme ad altri autori del settore, e abbiamo fatto un video inedito, abbiamo anche fatto un figlio assieme, per cui più di così ragazzi miei. E quindi stasera siamo qua per presentare questi video in chiave molto inedita, perché lui ha deciso proprio di cambiare la colonna sonora di tutte queste proiezioni, dandogli un'altra vita completamente, e anche ai miei occhi è stata una potenzialità, un'esperienza bellissima. Lascerei la parola ad Alessandro De Matteis, che vi spiegherà un po' con un occhio diverso dal solito, no? da scrittore anziché da critico d'arte, per cui molto più puro, più sensibile secondo me, perché non dettato dal mercato, da interessi contingenti, quindi dalla sua purezza d'animo, vi racconterà un po' i miei lavori. Ve lo passo. Ciao a tutti, io sono Alessandro De Matteis e questo libro è praticamente la realizzazione fotografica, appunto, dei suoi lavori, dei suoi video. Video che mi hanno colpito molto, quando l'ho conosciuta ho apprezzato prima la sua arte, sinceramente, e ho avuto una fascinazione, la fascinazione degli argomenti, della modalità con la quale venivano affrontati e vissuti, argomenti che sono veramente scomodi, perché non tutti sono in grado di accettare che qualcuno mostri le debolezze dell'animo umano. Sicuramente il corpo, e lei utilizza il corpo in tutti i suoi video, in quasi tutti i suoi video c'è lei, in tutti i suoi video ci sono dei temi. È ovvio che di primo acchito potrebbero sembrare cose molto forti, appunto scomode, ma soprattutto non leggere. In realtà c'è sempre un risvolto positivo. Questa è la bellezza della sua anima e dei suoi lavori, che ripeto mi hanno affascinato perché sono pieni di colori, pur avendo la caratteristica che a livello di immagine sono il rosso e il nero i due colori principali nei suoi video. Ci sono delle eccezioni. Io ho scritto dei testi in questo libro, ho parlato di cosa rappresentava per me la sua arte. Questa è la mia foto in assoluto preferita, la adoro veramente. Tratto, non lo dico perché sennò sembra che so tutto, non so niente, non lo so, no scherzo. Quello che volevo soffermarmi invece è sul fatto che io normalmente scrivo poesie e racconti. Quando ho incontrato queste immagini, questi video, sono stato veramente inondato di emozioni nuove, e in questa serata ci saranno tra i video proiettati due che mi colpiscono in modo particolare. Trovo che siano, visto che ti dimostro che so la scaletta, il primo e l'ultimo video. Il primo si intitola Emo e l'ultimo invece 1001. Ok, 1001 nel libro non c'è, perché è un parto recente. Partiamo dal primo, Emo. Emo è un video dove vengono rappresentati quattro elementi fondamentali. Si trova il bianco, il latte che viene rovesciato su questo corpo, poi c'è un nero seppia, c'è il rosso sangue, però, e poi c'è un altro colore che io lo definisco neutro. Vedete il video e capirete. Che cosa succede? È vero che questi liquidi vengono rovesciati sul corpo di questa donna in modo similare, ma in realtà danno un contesto e un senso diverso, perché è fondamentale la movenza fisica di questa donna, come vive gli elementi che cadono addosso al suo corpo. Non si muove nello stesso modo in tutti e quattro i liquidi che gli vengono versati addosso. È un video molto forte, questa donna è di spalle, ha le mani dietro, incrociate, ma queste dita vengono mosse con eleganza, con forza, anche con disperazione. Soprattutto quando c'è questo nero, proprio tratto dalla copertina del libro, c'è un senso di partecipazione tra un liquido che sembra esterno e il corpo. Sembra quasi un abbinamento tra l'anima, che può essere più pura del corpo. In realtà in questo video c'è una contaminazione tra le due cose, molto forte. È un video che sinceramente credo che sia tra le cose più belle che Alessia ha fatto. L'ultimo, il secondo, si intitola 1001. 1001 è un video invece nato da una mia idea, che è questa. Siccome in quel periodo Alessia era incinta e io avevo regalato un oggetto, lei io avevo pensato che sarebbe stato affascinante dare il senso dello spazio, della luce, del buio, dell'ignoto, proiettando delle luci che richiamano l'universo su un ventre, perché il ventre è la cosa più misteriosa nella vita di una persona, perché nella pancia di una donna incinta c'è il mistero della vita. L'universo ingloba tutto questo mistero. E quindi si è deciso di fare fluttuare questo corpo apparentemente senza gravità, mentre invece una gravità vera e propria c'è, ed è il contenuto di questa pancia. La pancia si può vedere esternamente, se è piccola, se è grande, se un bambino ha 2 mesi, se la donna è incinta di 2 mesi, la pancia ovviamente è più piccola. Non si è scelto, come un altro suo lavoro, di proporre una persona incinta nei 9 mesi di gravidanza. Si è scelto un momento particolare, è un momento in cui lei spiritualmente, io la vedevo più intensa, più concentrata verso se stessa. Su questa condizione io ho scritto una poesia che si intitola appunto 1001, in cui io ho cercato, mettendomi nei suoi panni, cosa che non faccio mai volentieri, perché secondo me mettersi nei panni degli altri, oltre che essere un esercizio difficile e soprattutto stupido e pieno di presunzione, però ho pensato che l'amore per lei poteva portarmi anche a spostare un po' le mie abitudini di scrittura. Quindi ho cominciato a scrivere un testo dove era Alessia che parlava, cioè la persona, l'artista, e credo di aver fatto un lavoro eccelso, non per la soluzione, non so se la poesia può piacere o meno, ma eccelso perché mi sono dimenticato di me stesso. È stata una sorpresa, un'emozione bellissima. 1001, se posso ancora dire una cosa, vorrei dire perché l'ho intitolata 1001, perché... Mi scusi, perché normalmente 1001 richiama 1001 notte, richiama una serie di favole, di storie, di racconti. Io ho pensato che la gravidanza sia la favola più bella che non si potrà mai raccontare al nascituro, a un figlio. Non si riuscirà a spiegare bene l'emozione che si è provato in quei 9 mesi, perché non soltanto la mamma, almeno parlo per me, era incinta, ma secondo me ero incinta anch'io. Sentivo qualcosa dentro di me. 1001 perché 1000 sono le stelle che stanno nel cielo e una quella che stava nella pancia, ed è quel motivo per cui l'ho intitolata così. E normalmente le musiche dei miei video sono composte da me, per cui a volte trovo anche una certa pesantezza nel comporre, perché prendo piccoli frammenti, li moltiplico, li deformo, cerco di creare una colonna sonora che all'interno dentro di me, che sento dentro di me, e che il video stesso a dettare molte volte. E il lavoro che abbiamo fatto con Alessandro mi ha fatto riscoprire dei video assolutamente nuovi, più leggeri, perché comunque il suo filtro è stato un filtro di leggerezza ma di emozione, perché veramente trovo che emozionino ancora di più questi video adesso. La scelta è sempre molto accurata, perché comunque lui scarica veramente tantissima musica, non so se si può dire, però appunto è un grande scaricatore di musica, intenditore, abbiamo miliardi di giornali a casa che sono veramente pesanti da buttare nella raccolta carta ogni volta. Però questo ha fatto sì che lui veramente ha una cultura incredibile a livello musicale, avendo anche fatto già anche il DJ, avendo fatto il DJ nella sua vita, quindi è stata un'esperienza nuova, ha arricchito veramente i lavori in tutto e per tutto. Cosa vuoi dire? Vorrei aggiungere soltanto una cosa, rimanendo chiaro per me che le musiche che lei aveva composto per questi video le ho trovate veramente belle ma azzeccate, io ho scelto di mettere canzoni diverse, vere e proprie componimenti non pop, musica eterea, post rock, cose che elevassero lo spirito di questi video. La scelta è stata veloce perché credo che le emozioni abbiano una caratteristica ben precisa, sono veloci e la musica è veloce non tanto come ritmo ma nella capacità di arrivare dentro di noi. Con queste musiche secondo me non vengono annullate assolutamente le musiche precedenti, anzi mi piacerebbe che poi le persone potessero vedere i suoi video con le musiche originali. Questa è un'occasione forse unica nella quale io ho voluto dare un colore diverso, un colore meno neutro, perché lei, proprio come ha specificato prima, è un lavoro anche difficile, oltre a comporre un video e metterci delle musiche. Quindi ho provato a vedere se con delle musiche di altri artisti questi video potessero risultare ancora interessanti e credo che l'obiettivo molto presuntuosamente è stato raggiunto. Viva Alessandro! Modestia a parte. No, no, di modestia a parte. Modestia comunque si possono vedere sul mio sito www.alessiazuccarello.net, dove potete intervenire se volete lasciando dei commenti, no? Noi abbiamo messo una parte introduttiva sul ruolo dell'artista, quanto può essere difficile a volte apparire, esserci, essere in una vetrina. Ecco, quindi se volete lasciare dei commenti noi saremo molto contenti. Potete vedere anche le musiche originali dei video, anche se in versione contratta, perché per motivi di spazio nel web. E adesso noi vi ringraziamo di tutto, è stato grazie a tutto. La serata scomoda, saremo molto scomodi, sì, e cadremo tutti davanti e ci ammazzeremo. E ci ammazzeremo. E ringraziamo Erika Bertero, tutti gli organizzatori di questa bellissima iniziativa, Dario Salani, con il quale abbiamo pubblicato Primp e questo libro, che consiglio a tutti artisti e non di farvi il proprio libro, perché è la cosa più democratica che c'è, farsi il proprio libro. Quindi vi ringrazio a tutti e buona serata. Evviva Moz!